Cosa succede? Capitano, è il mare! È un mare vero! Oh, finalmente la nave Dorina naviga ancora! Scoglio. Ah, emergenza! SOS, SOS, emergenza! E siamo un'altra volta in fondo al mar. Allora, dico subito questo. Un attimo, la mano, ok. Dico subito questo. Non so se volendo si può rifare il gioco dei barili, perché una volta affondata la nave, qui dentro, come potreste notare, non si può più entrare. Inoltre il portellone è chiuso, e non ho capito come è chiuso, perché l'abbiamo rotto. O meglio, il fagiolo stella cadendo l'ha rotto. Quindi sì. Ok, allora, qui c'è un altro punto di salvataggio nel caso vi servisse. Inoltre, dove siamo qui? Un attimo. Oh, sì, ok, perfetto. Allora, prima andiamo un attimo di qua. Non seguiamo ancora il fagiolo stella, perché non ricordo dove siamo. Ah no, sì, ricordo dove siamo. Allora, perfetto. Allora, qui non potevamo fare nulla, non potevamo andare avanti. Questa è la strada che ci riportava in superficie dalla... Come che si chiama? Dalla... Dall'isola, ecco. Però non si poteva passare qui perché non c'era appunto la nave che faceva una specie di blocco. Quindi adesso possiamo finalmente andare avanti. E lì c'è un passaggio chiuso. Attenzione, non andate lì, perché il fagiolo stella vi sta trollando in una maniera impressionante. Allora cerchiamo di evitare questi cosi e andiamo qua, perché è qui che bisogna andare. Perché? Ma è ovvio, perché qui, appena riesco a cliccare bene il pulsante B, ok, c'è questo. E se riusciamo ad attivarlo, con ovviamente il fuoco sott'acqua, questo coro si abbassa. E questo è il trucco per andare avanti. Qui non si poteva andare prima, aggiungerei, nel caso non fosse ben chiaro che quel coso è lì, c'è scritto in questo cartello, giusto? Oi. Ecco qua, deviazione per la laguna Surinona, ok, ho letto bene. Allora, eviterò questi perché li abbiamo già affrontati, però non preoccupatevi perché adesso ci sono nuovi nemici, quindi andiamo subito a vedere dove sono. Eccoli qui, sono i Chip Chip. E ho anche fatto un colpo iniziale, perfetto. Allora, iniziamo. Qui ci sono i Corstella e i Pesce Fiu Fiu, quando si chiamerebbero Chip Chip in realtà, ma pazienza. Allora, fratelli ruota. Oh, fallato anche al primo livello, davvero? Oh, l'amore! Oh, lo rifiuto, mi spiace. Questo chi è? Sempre Luigi. Potè? Io! Allora, Luigi, tu non puoi andare di niente, quindi andiamo di mano, perché potenzialmente questi sono di tipo acqua. Quindi... Thunder! Ah, a quanto pare li curo con l'acqua. Strano. Quindi col fuoco si danneggiano, forse? Controlliamo. No, ok. Non so perché resistono tuono. Ok. Oh no. Ok. Amami. Ok. Non sono molto difficili da evitare, però stai attenti che se non erro fanno un bel po' di danno. Martello forse fa un po'? Boom. Mi sa che il salto fa meglio, però. Fratelli ruota. Sto provando a farlo perché mi serve l'avanzato, eh. Ah, peccato. Allora. Amami, Luigi. No. Allora, queste stelle sono leggermente odiose, però non fanno nient'altro, se non erro. E abbiamo anche sconfitto questa, perfetto. Ovviamente c'è un'altra stella. E altri nemici, è vero, li affronterò per un bel po' questi. Sono i le piovere gatte. Sono un po' strani come nemici, adesso ve li spiego. Allora, prima fratelli ruota. Ok. Allora, le piovere gatto si svegliano e vi lanciano i cuscini. E basta. Se non erro, quando attaccano, attaccano con delle bolle di sapone o bolle in generale. Adesso non ricordo minimamente come attaccano, però lo fanno. Corstella. Forse adesso attaccherà? Ecco qua. Mario, Mario. Boom. Oh. Allora, questi cosi, se non erro, vi infliggono degli status molto rompiscatole, quindi cercate di evitare. Ovviamente ho failato anche questo. Ah, che pizze. Il fratelli ruota penso che sia una delle... come si chiamano? Delle mosse bros che non riuscirò quasi mai a fare. È davvero difficile per me. Allora, salto? Sì, perché no, eliminiamo la stella.
Adesso Mario, è il tuo turno per brillare. Ouch. Ah no, perfetto. Pensavo esplodessero in una nube di... com'è che si chiama? Vapore tossico, però a quanto pare non è così. Fratelli in ruota, lo so, è uno spreco, ma devo allenarmi. Ok, perfetto. Quanto odio Fratelli in ruota, però quanto è utile. Quanto è utile. Vai. Ops. Oh no. Cuscino. Uno. E... no! Ouch. Pazienza. Ouch. Povero Luigi. Adesso... ciao, piovragatta. Fortuna, addirittura. Allora, adesso devo stare un po' più attento. Non taglierò le battaglie perché abbiamo affrontato solamente uno di questi cosi, quindi... cerchiamo di farlo senza troppi problemi. Il punto è che devo usare Fratelli Ruota. Questo è l'unico problema. Allora, concentrazione. Ah, non ho cliccato B in tempo. È difficile il timing di Fratelli Ruota, davvero difficile. O forse sono io deficiente. Allora, salto espulsione. Avanzato. Ah, ho cliccato B. Forse era già morto perché... oh my god, Shinderu. Allora, questi non abbiamo ancora visto attaccare, però vanno piano e poi vanno forte. Velocemente intendo, non forte. Allora, Fratelli Ruota ancora. Va! Oh, ce l'ho fatta, bene. Oh, di già? Perfetto, avanzato. Mamma mia. Non sapete quanta fortuna ho avuto, perché i Fratelli Ruota è una mossa difficile da portare in avanzato. Fortunatamente la mia perseveranza mi ha aiutato. Allora, questi cosi sono... ops. Ok. Si gonfiano, ok? Forse riesco a farlo, Fratelli Ruota avanzato, eh? È difficile però. Proviamoci, dai. Allora, dopo aver fatto l'attacco normale, premete A e vi farà l'attacco avanzato, però a quanto pare non ci sono riuscito, bene. Lo farò al rallentatore per farvi vedere meglio. Allora, bonus, attacco. Potrebbe andare bene? 3 di attacco va benissimo. Oh yeah, e Luigi, level up. Allora, Luigi caro, tu prendi un po' di... se riesci anche tu attacco. È un po' basso però, Ok, perfetto, 3 va benissimo. Oh yeah. Allora, adesso controlliamo un po' il Fratelli Ruota avanzato, perché può essere molto utile in realtà. Allora, ovviamente facciamo a rallenti per farvi vedere. No, no, a rallenti. Ok, 1. Allora, ruota. Lasciamo B, avanzato. Adesso A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, per rubare oggetti ai nemici. È così che si fa. Infatti questo coso ruberà oggetti ai nemici, ed è utilissima come cosa. Può rubare oggetti addirittura ai boss, aggiungerei. Perché ho fatto il salto espulsione, non lo so, ma fuori. Allora, adesso devo solamente esercitarmi ad usare quell'attacco. Perché, un attimo, che cosa era la tessera che abbiamo appena preso? Perché forse è buona, sapete? Tessera aura. Vedi l'aura dei signori del fuoco e di tuono. Mano punti vita plus. Noi abbiamo adesso la fratelli tiro. Grande aumento di attacchi e punti fratelli. Proviamo ad usare la tessera aura. Tanto per vedere cosa fa. Penso che curi quando si usano le mani, però, Non ne sono sicuro. Nocciole, dai. Allora, adesso ovviamente prendiamo questo blocco. È un tirifagiolo. Mi raccomando, i tirifagioli sono molto importanti. E proviamo ad andare avanti. Allora, wow, siamo così... è così presto? Pensavo di averci... cioè di metterci molto più tempo. Vabbè, pazienza. Forse pensavo di metterci più tempo nel minigioco, ecco. Allora, dobbiamo andare qui, verso destra. Quindi andiamoci subito. Ma qui c'è un mini puzzle di Mario. Quindi andiamoci subito. E non ho capito perché questo coso è acceso. Quindi, sì. Allora, per andare avanti bisogna premere questo. Ma qui non c'è niente. Quindi perché non... qui c'è qualcosa, vero? Me lo ricordavo. Accendere questa fiammella. Fire. Allora, è una cosa molto strana, però è quasi impossibile mancare questo pezzo qua. Quindi lo vogliono proprio. Vogliono proprio farvi vedere. Ehi, siete scemi se non prendete quel pezzo. Allora, dobbiamo cambiarci ovviamente. Perché è tutto così lento in acqua? Perché sì, si può scavare anche in acqua, Quindi vai. No. Vai. Eccolo qua. Faccio il ghigno. E ora mi serve la mano di tuono. Quindi vai. Thunder. Eperper. Ok. Open sesame. E si va avanti. Verso la nuova location. Verso la spiaggia, se non erro. Qui c'è infatti la laguna Sorinona. Sorniona. Ok. Sorniona, non Sorinona.
Inoltre qui non possiamo fare assolutamente nulla, quindi possiamo ignorare questo posto per adesso. Un attimo, ci sono qualche oggetto forse nascosto qui? Potrei controllare, eh? Vediamo. Potrei controllare con Mario, magari faccio prima. È tanto per scrupolo, scusate, ma dopo aver visto quella roccia che conteneva il fagiolghigno, sapete come un po' di dubbio vi assale, no? A quanto pare no. Oh! Qua c'è un blocco di salvataggio, mi raccomando, usatelo perché vi potrebbe essere molto, molto utile. E non siamo più nella nave Ridolina, ma nel fondale sottomarino, o meglio sotto laguna Sorniona, dannazione. Ok. Perché devono mettere dei nomi così strani? Laguna Sorniona. Cosa diamine vuol dire Sorniona, poi? Oh! Allora, usciamo da questo diamine di fondale e verso il fagiolo stella. E c'è un blocco questo. Prendiamo un po' di monete perché ci serviranno nelle miglia del futuro, eh? Quindi dovete avere tipo, quanto, 200 monete da parte. Se non ce l'avete non potete andare avanti nella storia. Io dovrei averne 3000, quindi sono a posto. Allora, la laguna è questa e possiamo andare avanti, bene. Ok. Ehi, hai sentito il pettegolezzo sul principe fagiolino? Sì, ho sentito qualcosa. Pare che svolazzi qua e là alla ricerca di qualcosa. Già, anche per il principe fagiolino non è facile. Magari capita anche da queste parti. Cosa? Rivedere la stessa cosa? Ok, pazienza. No, 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 no. E poi perché ci sono due punti di salvataggio così vicini? Allora, andiamo un attimo qui sotto per farvi vedere che non c'è assolutamente nulla. Non c'è neanche un blocco qui. Stavolta ho controllato in anticipo, sì. So che qui non c'è nessun blocco, così non mi scervello. E qui sopra dovrebbe esserci, eccolo là, il tubo. No, è così, ecco. Spoonf. Qui c'è il tubo verde, quindi finalmente abbiamo sbloccato l'area 8. Allora, ho controllato, allora, vediamo un attimo. 1, 2, 3, la 4 è qui sotto, tra la 3 e la 5. Ancora non so perché non l'ho sbloccata. Poi ci sta la 6, la 7 e la 8. Dovrebbero essere 9, credo. Quindi non preoccupatevi. E qui non ci possiamo andare perché abbiamo i martelli troppo deboli, a quanto pare, per ora. Quindi l'unico loco rimasto è qui a destra. Ehi tu, muoviti! Novità, novità! Un pettegolezzo clamoroso, imperdibile! Già, da qualche parte sono caduti dal cielo dei singolari fagioli che brillano. E il pettegolezzo riguardante l'oggetto trovato da Granchio? Gracchio. No, Granchio usa il suo fagiolo per decorare la sua conchiglia. È diventato come un albero di Natale. Cosa? È incredibile! Non vuoi andare a vedere? Sì, facciamo così! Whee! Voi due, se restate lì a sonnecchiare, vi scotterete? Davvero? Ok, andiamo verso sinistra. Andiamo verso destra, perché lì c'è il Gracchio, a quanto pare. E un pezzo del fagiolo stella? Interessante, interessante. Storella Medusa, stanza relax. Ci andremo dopo. O forse adesso. È inutile, anche se mi viene da tosto non mi fate cadere. Ok, allora andiamo per forza qui sopra. Verso le sorelle Meduse. E qui c'è un blocco della cuccagna che attivo solamente per interrompere, per bloccarlo, perché li odio questi blocchi. Allora, salvate qui perché potrebbe essere molto rilevante come cosa. E ho un mal di gola, davvero tanto tanto mal di gola. Quindi penso che la sessione si interromperà prima. Sala relax. Pum.